Dopo aver ucciso Val Ravan, il signore delle illusioni, Senua si incammina verso il porto, pronta a salpare verso New York. Lungo la strada, la mente le gioca uno scherzo crudele. Davanti a lei, illuminato dalla luce del tramonto, un gigantesco sasso assume le sembianze di un volto umano. Senua viene attraversata da un brivido nel riconoscere i lineamenti di Claudio Lippi, detto anche Claudio il figlio dei fiori. Senua sa bene che si tratta di un'illusione, ma non può fare a meno di fissare quel pezzo di roccia con occhi innamorati. Questo perché Claudio e il sasso s'assomigliano. Arrivata al molo, la ragazza sente la presenza di qualcuno. È un marinaio ubriaco marcio che cerca compagnia femminile. Senua, studiata la situazione e data un'occhiata al molo, ragiona per sottrazione e pensa: molo meno. Sbarazzatasi del beone, la nostra eroina fa irruzione nella stiva di un mercantile, ma qualcuno la sta aspettando. È Ruglet, un vecchio lupo di mare con problemi di gestione della rabbia e la passione per le asce. Soffrendo di eiaculazione precoce, Ruglet neanche ci pensa a violentare la ragazza, ma in compenso prova a sborrarle il cammino. Senua si difende con rapidità, mentre il bestione si muove a fatica. A forza di brandire un'arma così pesante, Ruglet ha contratto una forma straziante di dolore muscolare, comune a tutti i guerrieri che brandiscono un'ascia, la sciatica. A nulla serve l'intervento dei suoi compagni di bevuta, il bruto viene affettato e così anche il resto della ciurma. Rimasta sola, Senua si rende conto di non poter governare la nave da sola e sconsolata torna verso la spiaggia, speranzosa di incontrare degli scafisti senza scrupoli che la scortino fino alle coste americane in cambio di un rene, possibilmente non il suo. Nell'incavo di un albero, Senua trova un passaggio segreto. Forse Dillion l'ha usato per uscire dagli inferi. Senza indugio, la ragazza si intrufola nell'angusta e lignea apertura, facendosi fagocitare dalle tenebre. Da buona forchetta, la nostra eroina rimpiange di non avere delle linguine a portata di mano, visto il buio pesto che la circonda, ma dopo pochi passi, eccola di nuovo baciata dalla luce del sole. Dall'altro lato del passaggio riconosce il carretto del suo ex fidanzato. Per la rabbia un braccio inizia a tremarle impercettibilmente. Seguendo l'odore di Dillion, un misto tra pino silvestre e marboro, Senua attraversa il tunnel dei ricordi. Le torna in mente l'esperienza scioccante di portare in classe le gomme da masticare. Per sfuggire agli ingordi compagni di classe, la ragazza corre, stringendo in mano le gomme e nascondendo le chipster sotto le ascelle. La vecchia scuola elementare non è a norma e cade a pezzi. Nel crollo, Senua perde il testicolo di Dillion, che cade in testa a Crocchetta, il carlino del puttaniere, lasciato civilmente legato ad un palo nelle profondità dell'inferno. Alla bestia, riconosciuto l'odore del padrone, sale la vendetta come schiuma in una birra spillata male. Crocchetta è profondamente cambiato per via della permanenza negli inferi, ma Senua non può fare a meno di notare quanto sia esteticamente migliorato. Quando era in vita, il cane la detestava. Le portava continuamente topi morti e aveva la cura di selezionare solo quelli vettori di peste. Neanche a Senua piaceva Crocchetta. Era perennemente in erezione e non riusciva a sopportare il puzzo del suo pelo, uno strano misto tra una frittura di pesce e il cesso di un autogrill. Non riusciva ad afferrare il frisbee, quel roito di cane. Dillion glielo lanciava, ma lui aspettava che si posasse a terra, lo capovolgeva e ci cagava dentro. Ma per quanto fosse pigro e grasso da vivo, ora all'inferno è magro, incazzato e pericoloso. Senua schiva i suoi attacchi e lo ferisce innumerevoli volte, e così via per un tempo che sembra infinito, ma alla buon'ora, con un gorgoglio orrendo, Crocchetta si spegne. La ragazza è coperta di ferite, a loro volta coperte di bava, a sua volta coperta di germi grossi come pompelmi. Rischia una setticemia galoppante, ma non ha tempo per medicarsi. Una voce echeggia nella caverna, e Senua la riconosce. È Burilda, la sua rivale in amore, avvolta in un lenzuolo bianco e con evidenti problemi respiratori. Un fantasma, praticamente. Burilda si toglie il trucco, le protesi e il lenzuolo di Prada e mostra il suo vero aspetto. Per Odino, è mostruosa e tra i suoi incisivi ci sono ciocche di capelli castani. Dillion è stato ingannato, attratto da un contouring menzognero e da quattro moine. Traditore solo nell'intenzione, quindi, sciocca vittima della lussuria, col glande a far da bussola verso la stronzata definitiva. Senua sorride. Burilda ha divorato un ricettacolo di malattie venere di ogni tipo, tre delle quali incurabili. Forse se avesse mandato giù una spada arroventata, Burilda avrebbe avuto delle possibilità, ma con Dillion nello stomaco era destinata a matematica inesorabile di partita. Burilda ha un'abilità speciale, appresa guardando via satellite una trasmissione in diretta da Pechino, la telecinesi. Con un'onda d'urto squarcia il suolo sotto i piedi di Senua, che perde i sensi. Al suo risveglio, la mostruosa mignottazza cannibale le gira intorno come un pesce cane, minacciosa ed enorme. Dillion non c'è più, la sua avversaria è in possesso di un'abilità speciale che la rende inattaccabile. Senua è sconfitta.
Burilda impugna una spada a Jedi e trafigge il costato della ragazza. La morte sopraggiunge dolcemente, come brezza in fondo a un pozzo. Ma va bene, la sua missione è conclusa. E la mignottazza morirà a tempo un paio di giorni, coperta di herpes e sfoghi genitali. Anzi, a ben guardare le texture del petto di Burilda, il virus di Ilion sta già iniziando a fare effetto. E a questo punto, chi ci capisce è bravo. La puttanazza getta il testicolo in un fosso e Senua prende il suo posto, viva e vegeta. Forse è un sogno, o un incubo, chi lo sa. Forse Senua è sempre stata Burilda e Burilda è sempre stata dentro una terza persona ben nascosta dietro l'ossessione di Argat, il carezzatore di asperità. O forse è la vita ad essere un'illusione e percorrerla equivale a interpretare una storia mille e mille volte, che si scelga di essere Senua, Crocchetta o Val Ravan, il signore delle illusioni. A questo punto le recensioni si fanno vaghe, tutto si apre all'interpretazione, ma da lontano, oltre i monti Tang, una voce giunge verso la pianura. Non ci si è capito un cazzo.